Buongiorno a tutti, finalmente registro un altro po' di video oggi perché ho un attimo di tempo. Purtroppo negli ultimi tempi non ho avuto per niente tempo perché sono uscita da un'influenza lunghissima con una tosse terribilissima e fare video tossendo continuamente non mi sembrava il caso. Io non so come mi vedete perché ho il telefono con le impostazioni nuove, vabbè, vedremo. Video sulle Yankee finite del periodo. Dunque io ne ho un po' qua, sono soprattutto tart. Intanto così cominciamo subito che cioè, mi vergogno come una ladra. Ho finito 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse ne uscirà un'altra, 6 soft blanket, che se qualcuno vede i miei video sa che è la mia fragranza preferita. Ho finito anche una giara grande, vabbè, ce l'avevo da un po' quella. Ne ho comprata un'altra perché io la adoro. È dolce, delicata. Ve l'ho già recensita diverse volte, quindi insomma non mi dilungo. Parleremo più tardi della giara. Poi ho finito, vado naturalmente random, ce n'era un'altra, va bene. E Candy Cane Lane, questa l'ho finita un po' di tempo fa. Questa mi è piaciuta molto, tant'è vero che le ho trovate in offerta. Passato Natale, ne ho prese 3 o 4 perché l'ho trovata veramente buonissima. Ha un profumo dolce, proprio di zucchero, molto zuccheroso, però ha una punta, secondo me, non saprei dire se di menta, una cosa che la rende un po' frizzantina ma non speziata. Ce n'è un'altra che mi sembra che si chiami Christmas Eve, che avevo provato anche quella mi ha fatto letteralmente schifo. Dunque, questa è molto buona. Non so se quest'anno uscirà nuovamente Natale. Comunque, è una natalizia ed è Candy Cane Lane. Poi ho finito una tarte che avevo da un po' iniziato sui Temple. Questa sa proprio di mela, cioè l'odore che si sente tagliando una mela. Ecco, mi piace abbastanza, anche se non sono le mie preferite, quelle insomma fruttate come questa. Però sì, insomma, quando comincia il clima un pochino estivo, un pochino caldo, mi piace ricominciare a utilizzarle. Poi ho finito dunque una, vediamo perché, una Fluffy Towels. Adesso ho preso anche la giara grande perché io queste che sanno appunto di biancheria appena uscita dalla lavatrice mi piacciono da morire. E devo dire che anche in giara grande si sente abbastanza bene, sia questa che la Clean Cotton. Poi ho finito una Aloe Water, vabbè, come voi sapete, a me questa piace da morire. Molti si lamentano che sa di melone, di cocomero. Io sì, il sentore c'è, perché comunque, come vi ho già detto, l'aloe ha un odore che, cioè, non lo conosco, anzi, puzza pure un po', perlomeno i gel d'aloe non sono profumati. Perciò non avrei saputo che fragranza dargli, insomma, se dovevo inventarla io. E a me piace tanto. È molto persistente, quindi si sente, cioè intenso, però ha un odore delicato. Quindi sì, io ci sento appunto questo sentore dolce del melone, del cocomero. Però l'impressione che ne ho io è che sappia un pochino. Mi viene da dire di cetriolo, però non è molto buono se fa di cetriolo. La parte verde del cocomero, non so come definirvela. La trovo veramente ottima. Ne ho già un'abbondante scorta. Ne ho finite due comunque. Dopodiché ho finito una, due. Io sono abbastanza monotona, cioè mi ripeto. Due Season of Peace e ne ho altre. Perché anche questa è una delle mie fragranze preferite in assoluto. Sa di muschio bianco. È una fragranza molto delicata, però devo dire che vabbè, io non ho la giara grande, ma ho soltanto le tarte. Ne accendo metà in sala e un quarto in camera quando le accendo e devo dire che si profuma tutta la casa, cioè l'odore non è particolarmente fastidioso, quindi non è particolarmente invadente. Quindi insomma sì, io la trovo molto buona, la ricomprerei tranquillamente, anzi, quando le finirò la ricomprerò. Dopodiché ho finito questa, che è la Lovely Kiku. Questa mi pare che ne avessi già parlato,
Dovevo averne due tarte, mi sembra, perché l'avevo già terminata e a me non piace per niente, cioè, profumo fiorito indefinito per me, cioè, è una di quelle fiorite che mi ricordano, non lo so se il cimitero o cose del genere, comunque ce ne sono tre o quattro della Yankee Candle che per me sono troppo simili tra loro, non riesco a distinguerle, ma comunque non mi piacciono molto. Non è... Poi ho finito questa Summer Scoop. Vabbè, questa sa veramente di gelato ai frutti di bosco. A me piace molto, anche se devo dire la verità, è un tipo di profumo che non accenderei sempre. Quindi ne accendo un pezzettino ogni tanto perché comunque come odore mi piace. È buona. Dopodiché ho finito, vabbè, una Clean Cotton sulla falsa riga di Fluffy Towels. Anche questa ho la giara grande e con mia sorpresa, si sente molto bene. Io, questa è stata una delle prime fragranze che io ho sentito con il primo ordine che feci delle Yankee Candle diverso tempo fa, ormai un paio d'anni fa, in cui presi questa Fluffy Towels, Soft Blanket, insomma quelle un po' più diciamo famosine, e questa insieme alla Soft Blanket, Fluffy Towel eccetera fu una di quelle che mi rimase subito abbastanza insomma nel cuore, perché sa proprio di panni puliti, di detersivo, una leggera punta di limone, però è una cosa molto delicata, insomma ricorda il sapone di Marsiglia, ma che a me non piace di norma, però in fase diversa, mi piace tantissimo e devo dire che fui tentata di comprarla in jar grande da subito, ma molte persone me la sconsigliarono perché dicevano che non si sentiva nulla. In realtà io la trovo abbastanza, cioè il profumo in sé non è un profumo invadente, dunque anche la giara non è invadente, però si sente molto e io sono contenta. Dopodiché ho finito, vabbè, una Pink Scent, che vabbè anche questa è una delle mie preferite, che ora che è venuta la bella stagione ne ho diverse tarte, di là ho cominciato nuovamente a rispolverare. Io anche che ricorda anche questo... È difficile da definirvelo, anche questo io ci sento una nota, una piccola nota di melone dentro, è proprio un giusto mix come di frutti tropicali, sì, sabbia rosa, lo può ricordare, ma io non so di cosa sappia la sabbia rosa, quindi sì, molto buona, molto estiva. Ho finito un votivo, che io vabbè i votivi li prendo se non trovo le tarte, però io li tartizzo, cioè non li accendo perché non sanno di niente. Che è questo della linea Tranquil Sea Salt, molto molto buono, è molto delicato, ha una profumazione fortemente salmastra, cioè nel senso che è un odore molto delicato, però l'odore è veramente salmastro, cioè si sente molto il sale nel mio, insomma per come lo sento io, a dire la verità. Altre formazioni che ricordano il mare è proprio il sale marino, perché alla fine penso che sea salt significhi sale marino, e dovrebbe essere ad esempio una che alcuni ricorda appunto il mare, e turquoise sky. A me per esempio turquoise sky non ricorda per niente il mare, secondo me io ce l'ho, mi piace ma non mi fa impazzire, la utilizzo soprattutto in bagno perché a me ricorda un deodorante da uomo, un profumo da uomo, non è cattivo, però non è niente di questo. Invece, per chi piacciono queste fragranze, tipo Turquoise Sky, è molto diversa, perché questa sa proprio di mare, cioè, non di pesce però, sa di... veramente, sembra la salsedine, sa di salsedine, è buonissima, comunque. Ho finito una, se non mi cade, una giarrettina di quelle... fatte insomma a tarte di Meadow Shower. Voi sapete che io amo, adoro questa fragranza in tutte le sue declinazioni, cioè tant'è vero che ho comprato due giare grandi perché mi piace da morire. Questa proprio a me ricorda, allora qui c'è da fare una precisazione, dovrebbe sapere di erba tagliata. C'è chi dice erba tagliata e saponetta. Io vi dico la verità, in formato tart
sa veramente di saponetta, cioè la saponetta della Palmolive che facevano quando io ero piccola, che adesso ho 38 anni, quindi insomma qualche annetto fa, e la ricorda tantissimo. La giara comunque ha lo stesso odore, però nella jar, che è molto buona e molto persistente, si sente molto bene, si sente molto l'odore dell'erba, si sente di più l'odore dell'erba tagliata, questa freschezza. Nella versione giarettina che io tra le due forse preferisco ancora di più, si sente proprio, cioè, è per me una saponetta. Ah, che buona! L'ultima che ho finito, se Dio vuole, perché questa l'ho finita a fatica, è questa, la Wild Gardenia. Per me puzza insopportabilmente. Cioè, questa insieme a qualcun'altra, per me è una fragranza che non ricomprerò mai più in vita mia. Cioè, ho cercato di accenderla più e più e più volte a pezzettini, a rinchiudere. Poi c'è, non so se a voi succede, quando c'è una fragranza che non vi piace, non so, ce n'è una che vi piace e una che non vi piace. Vi piace da morire, vi fa schifo da morire. Ecco, accendete questa, vabbè, questo è un esempio particolare perché si sente benissimo. E vi sembra che si senta. Accendete quella che vi fa schifissimo, cioè ne accendete un mignolino in bagno con la porta chiusa si impesta tutta la casa, cioè forse perché questo odore è così al nostro naso pungente che non lo so. Comunque questa io proprio non la posso sopportare. Sa proprio di gardenia, sai? No. Niente, io con le poi vi dicevo, ho finito anche una jar grande di vabbè, Sauve Blanket, ma sorvoliamo. Io con questo video delle candeluzze finite ho finito perché comunque mi sto dedicando tanto alle jar, quindi non ne avevo tantissime nel periodo. Ora girerò un altro video sulle fragranze del mese. Ciao!